siamo a Sanremo. Radio Bruno. Tutti cantano Sanremo. In diretta dalla nostra bellissima postazione di Sanremo all'interno dell'Hotel Royal Area Stile abbiamo con noi Miele, benvenuta. Grazie, ciao a tutti. Come stai vivendo questa settimana sanremese? Ma ti devo dire che è iniziata abbastanza bene, sono arrivata e c'era un bellissimo clima, quindi io sono siciliana, mi sono sentita un po' a casa e sono molto piena di adrenalina, ecco, diciamo così, però sono contenta perché comunque l'adrenalina ti fa sentire viva e faccio musica anche per questo motivo. E si sente dalla tua voce, soprattutto dal tuo splendido sorriso. E questa canzone che hai scritto, che parteciperà appunto nella categoria Nuove Proposte, è dedicata a tuo papà. Sì, diciamo che è dedicata a me stessa, però racconta proprio nel momento in cui l'ho scritto, ovviamente c'era, mi riferivo a un episodio che è personale. Dopo una conversazione un po' particolare al telefono con mio padre, ho proprio avuto l'esigenza di dover dire delle cose che non ero riuscita a dire forse in quella telefonata, ma in generale che non riuscivo a dire. Io sono siciliana, però per seguire un po', diciamo, la musica, ho deciso di trasferirmi a Milano e di frequentare un'accademia e conseguire degli studi. Quindi, spinta soprattutto dalla curiosità, ho cercato veramente di imparare il più possibile. Solo che quella, diciamo, quell'esperienza, che dal mio punto di vista era mirata alla ricerca di un'identità musicale, artistica, poi era comunque un'esperienza personale. In quel periodo, diciamo che Miele è passata da essere una ragazza a una donna. E in quella fase, diciamo che a parte i vari tormenti personali, quello che poi mi è capitato è proprio quello di voler andare per la mia strada, di ricercare un percorso, quindi la considero proprio una canzone sull'emancipazione, sulla ricerca della propria strada. E a proposito della propria strada, presenterai in questa settimana sanremese il tuo primo album che si intitola Occhi. Esatto, sì. Raccontacelo un po'. Guarda, volevo parlarvi del titolo. Occhi è un omaggio che faccio al mio sguardo, perché ho sempre, devo dire che la prima volta, diciamo, la mia attività da cantautrice è iniziata quando ho avuto il coraggio di scrivere nella canzone Mentre ti parlo, che porto in gara a Sanremo, troverai i miei occhi magari meno storti. Il rapporto col mio sguardo è sempre stato un po' particolare, perché l'ho sempre considerato un punto un po' debole, forse perché si evince un pochino la mia timidezza. Ma io sono innamorata del mio sguardo, il mio sguardo è il mio orgoglio e vorrei fosse il mio punto di forza, e così ho deciso di dedicare proprio il disco ai miei occhi, che tra l'altro la parola occhi è presente, diciamo, un po' in varie canzoni all'interno del disco. Tu arrivi da Area Sanremo, è un'esperienza immagino incredibile poi essere stata selezionata e partecipare alle Nuove Proposte, ti abbiamo visto davvero commossa durante le selezioni. Sì, è stata un'esperienza tosta, però che comunque porterò nel bagaglio, in una valigia senza ombra di dubbio, perché al di là delle audizioni, al di là del fatto che ho avuto la possibilità e la fortuna di poter portare poi la mia storia sul palco dell'Ariston, questa cosa è sempre una cosa che non... Penso non dimenticherò nemmeno fra un bel po' di anni. Le cose che porto da Area Sanremo sono parecchie, e gli artisti che ho avuto la possibilità di conoscere, come Mauro Pagani, Ivano Fossati, oltre comunque a tenere delle lezioni, hanno proprio avuto un approccio molto importante, significativo, perché raccontavano comunque degli aneddoti, le loro esperienze di quando avevano la nostra età. E mi sono un pochino ritrovata nelle loro paure magari e nelle loro incertezze di quelle esperienze, ecco. Grazie mille di essere stata con noi, Miele. Se vuoi salutare gli amici di Radio Bruno, sono lì. Ciao ragazzi, Radio Bruno, ciao. Grazie. Grazie.